Io credo che sia molto importante anche orientare e avviare i nostri giovani all'imprenditoria. Noi mesi scorsi abbiamo messo in campo diversi bandi per incoraggiare i giovani ad aprire nuove partite IVA. E abbiamo visto che c'è stato un grosso successo su questo e quindi vuol dire che c'è una predisposizione nella nostra società ad aprire impresa, ad nuove attività e quant'altro. Da qui, in conseguenza, abbiamo pensato anche a come poter supportare i giovani in questo percorso, le persone che intendono in qualche modo intraprendere un percorso di attività, diciamo così, autonoma, di come poterli avviare, orientare, incoraggiare e anche supportare in questo. Lo si fa regolarmente tramite le imprese come qui dove siamo oggi ospiti, ma noi abbiamo proprio voluto mettere in campo un'attività e sostenere anche finanziariamente gli incubatori di impresa, in questo caso residenti che hanno sede nella nostra regione. Abbiamo messo a bando, con una cifra anche consistente, 1.800.000 euro, questo sostegno. Ci sono stati 4 assegnatari, tra cui qui dove oggi siamo ospiti. Questi 4 incubatori di imprese, insieme alle università delle Marche, insieme ad alcune imprese e alcuni enti accreditati, enti formativi delle Marche, intraprenderanno questo percorso proprio di supporto, aiuto, orientamento ai nostri giovani per aprire nuova imprenditoria, per aprire nuova impresa. Partiamo da Digital Transformation, che è un argomento orizzontale, quell'argomento che ci permetterà di entrare nei prossimi decenni con competitività. Il programma è piuttosto nutrito, evidentemente ci rivolgiamo a una platea di giovani fra i 18 e i 34 anni con formazione superiore e o universitaria e che abbiano il requisito di essere disoccupati al momento. Si partirà con una giornata che prevediamo la prima essere a fine febbraio, inizio marzo, in cui faremo una carrellata degli argomenti principali che contraddistinguono la digital transformation. Quindi si parlerà di artificial intelligence, di augmented reality. Dopodiché, attraverso varie selezioni, passeremo dall'informazione alla formazione. Formazione che avverrà con l'ausilio di W Academy, che è molto forte su questo fronte, e comincerà ad approfondire i vari temi per dare proprio quello spessore all'iniziativa che permetterà di formare delle figure professionali che o scaturiranno nella formazione di start-up o in ogni caso riqualificheranno il profilo professionale dei partecipanti. Oggi è, diciamo, una giornata importante perché anche insieme alla Regione, grazie al bando Net4U, che per noi si trasforma nel nuovo brand Digital Talent, quindi formare e qualificare giovani della Regione Marche in una fascia d'età di 18-34 che dovranno, dopo questo corso, chiaramente pagato interamente dalla Regione Marche perché è un fondo perduto, dovranno in qualche modo accrescere il loro bagaglio portando anche loro quello che sono le loro capacità, le loro magari skills, come molte volte diciamo, mettendole a frutto con una serie di professionisti. Noi ne abbiamo già evidenziati molti che sono chiaramente già a bando per la regione, quindi profili molto qualificati di docenti e formatori che saranno qui negli spazi di BP Cube a formare questi giovani. Vorremmo insieme alla regione in questi 18 mesi avere dei nuovi talenti pronti per la sfida digitale che oggi li sta aspettando, perché oggi parliamo di metaverso, parliamo di qualcosa che ancora è difficile, no, da comprendere. Per le migliori idee, per i migliori gruppi che si formeranno all'interno del nostro talent, così lo abbiamo anche definito, avranno la possibilità non solo di premi a livello nazionale ma anche all'estero, perché abbiamo previsto anche dei soggiorni in grandi aziende o altri incubatori, acceleratori che come noi svolgono il loro lavoro all'estero. Noi abbiamo già pensato a tutta Europa con le quali abbiamo già convenzioni, ma potrebbe essere anche molto di più, perché no? Facciamoli sognare, perché no l'America, perché no gli stati in cui veramente sul digitale si sta creando un nuovo futuro. Questo progetto riguarda l'imprenditorialità giovanile, quindi senza dubbio l'Università di Urbino è volentieri partner, perché anche lei si sta impegnando molto per favorire lo sforzo che i giovani stanno compiendo per entrare con successo nel mondo del lavoro. Purtroppo abbiamo un fenomeno molto presente nella nostra regione, nella nostra provincia, che è quello della fuga dei giovani verso altre regioni o addirittura all'estero, e si tratta in genere di giovani migliori, per cui è importante cercare di stimolarli a rimanere nel nostro territorio. E certamente in un mondo in grande cambiamento come quello attuale, avere delle idee imprenditoriali che possano dar vita appunto delle iniziative
possibilmente di successo, è certamente una cosa da fare, da proporre, da stimolare e da promuovere. Quindi in questo la collaborazione anche con questi progetti da parte nostra è fondamentale.